Ciao Nomadi, siamo arrivati all'ultima parte del video con i miei genitori. Purtroppo non stavo molto bene, quindi le riprese sono molto molto scarse. È stata una settimana in cui avevo un po' di febbricina, non stavo proprio al massimo. Quindi mi dispiace, ma godiamoci il video. Questa volta abbiamo girato un po' di più. La prima città che andremo a visitare oggi è Puerto de la Cruz, una città che ci ha davvero stupito per quanto è carina e caratteristica. Ad oggi sta diventando un po' più turistica, quindi iniziano a uscire i primi palazzi, i primi grandi hotel. Però devo dire che ci è piaciuta davvero molto. È una città a nord dell'isola, più precisamente a nord-ovest. Abbiamo parcheggiato nella zona finale, dove ci sono le fiere. C'è un grande parcheggio dove puoi lasciare il van tranquillamente. Appena arrivati in città ci accoglie questo porto, che è Playa del Lemuel. Certo, non è il meglio per fare il bagno, però è il porto più antico della città, che ancora ad oggi è in uso. Passeggiando per la città, che ripeto, non è per nulla grande, sul finale si trova questa piazza, una piazza relativamente recente. È stata costruita, se non sbaglio, nel 2007, quindi davvero davvero nuova. Però ricalca le vecchie mura, che erano le mura di difesa della città, sul quale ancora oggi possiamo trovare i cannoni. Cannoni che sono davvero davvero molto antichi, si parla di circa 400 anni fa. Ho appena scoperto che è la città più piccola di tutta Tenerife. Conta circa 30.000 abitanti, però è davvero viva. È super carina, le case ricordano anche un po'... Non so, perché a me questi balconi là in fondo mi ricordano tipo le case del Trentino. Non so per quale motivo. Nelle baite ci sono i balconi in legno. Grazie. Allora, città davvero spettacolare, vi consiglio di farci un giro. È molto tranquilla, piccolina, ma davvero davvero molto bella. Secondo me vale la pena farci un salto. Tra l'altro, mare, vista sul mare, bellissima. Molto molto carino. Domani ci sposteremo, o già stanotte, ma credo domani andremo verso Buena Vista del Norte. Quindi credo che noi ci vediamo domani. Ciao Nomadi. The next day. Ragazzi, sull'isola non c'è molta acqua, ma addirittura una fontanella. E funziona. Cioè, ve lo giuro, mi sembra una cosa normale, ma non vedo fontanelle da 2 mesi. Wow. E qua c'è un cane. Ciao perro. Niente, adesso scendiamo nel barranco, che sarebbe il burrone, e risaliamo dall'altra parte della città. Secondo me c'è ben poco da vedere, però vabbè, facciamo un giretto, poi se no scendiamo verso la punta dove ci sono le spiagge belle. Mazza Nomadi, quella è la chiesa di Buena Vista del Norte e non c'è assolutamente una mazza di altro, quindi cedamo verso la costa, che è davvero davvero bruttina. Abbiamo preso giusto un caffè, ma non ne vale minimamente la pena, quindi andiamoci. Quanto cavolo è grossa! Guardate solo la bocca, assurda! Io sono questo. Piacerebbe, eh? Purtroppo mi sono perso qualche clip, però adesso passiamo dal mare alla montagna. Che dire, ci troviamo a Masca e il paesaggio è spettacolare. Siamo in questa gola bellissima, dove c'è poco niente, il paesaggio è molto piccolo, però c'è tutta questa gola con questa parete rocciosa davanti a noi, quasi a strapiombo, con le nuvole che la agguantano. Guardate che paesaggio, davvero bellissimo. Adesso mi sono fatto una doccia, sì, ogni tanto mi lavo, e mo raggiungo i miei al barettino bianco là in fondo, non so se lo vedete, e a bere qualcosa. Questa qua non, niente. Nomadi, Masca bellissima davvero, dovete passarci, anche se fa un freddo porco. L'unico problema è se avete idea di venire qua e cenare fuori, perché adesso sfrutto la famiglia
per mangiare fuori una volta ogni tanto. E non ne vale la pena perché tutto chiude alle 5. È assurdo. C'è solo un ristorante, ma le recensioni non sono proprio buone. Quindi nada. Ma ci facciamo un giro, andiamo al Miradour e dopodiché credo che scenderemo verso Los Gigantes. Quindi ci vediamo più tardi. Cosa ne pensate di questa maschera? Bella, bella. Un'esperienza straordinaria. No, la te è spettacolo, no, ma di là c'è il mare e là in fondo non so se si vede in video, ma c'è la gomera. Si entra a vedere lo shape. Super bello. Sta parete poi impressionante. E a proposito di pareti giganti, the next day. Buongiorno nomadi. Oggi abbiamo fatto un salto velocissimo a Los Gigantes. E guardate che spettacolo. Questa qua è tutta una piscina. Guardate che si riempie con l'acqua di mare. Domani invece torniamo in zona a Los Cristianos perché porto i miei a fare super. Quindi domani si torna verso le mie zone. Di quello per cui è famosa la città, per la montagna e per le rocce di Los Gigantes. Queste rocce qua una volta erano definite le rocce del diavolo, praticamente invalicabili e inscalabili. I primi, come si dice, originari dell'isola le definivano appunto le rocce del diavolo. L'unico modo per accedere in queste zone è tramite delle cale, delle calette o dei piccoli barranchi che si trovano, se no cadono a strapiombo così per più di 40 metri d'altezza e per più di 30 sotto il mare. E oggi porto i miei genitori a fare il bagno con me, andiamo a fare immersione, quindi guardiamoci i preparamenti. Purtroppo la qualità dell'audio con la cover è davvero critica, quindi preparazione terminata. Qua prendevo in giro mia madre per vedere se riuscisse a fare le scale con ben 27 kg di equipaggiamento, ma ce l'ha fatta. E andiamo a dirigerci in spiaggia, stiamo andando a Las Vistas a fare il nostro try dive. I più attenti di voi noteranno che mio padre aveva una roccia in mano, beh, purtroppo non scendeva, ho dovuto aumentargli il peso. In questa scena mi fa particolarmente ridere che sembra un signore anziano che va in giro con il bastone. E nulla, esperienza fantastica, ci siamo divertiti tantissimo. È stato bello, però adesso purtroppo mamma e papà sono tornati in Italia e mi hanno abbandonato. E nulla nomadi, io vi auguro buone feste, noi ci vediamo l'anno prossimo con sempre nuove avventure e nuove novità. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e lasciate un like al canale, che per me è davvero importante. E ricordatevi che per viaggiare basta un pollice alzato e uno te ne spalla. See you on the road, nomads!